I'm picking them up. Skeet, skeet, then I'm kicking up dust. Walter Sandretto, sindaco di Valperga, prima giornata inaugurale della 10ª edizione della Festa di San Rocco Breda Croce. Tu sei, sì, oltre ad essere sindaco, colonna portante di questa associazione, essendo stato presidente per tanti anni. Sì, buonasera a tutti, grazie. Sì, effettivamente questa associazione è nata di questo gruppo di Breda Croce, io sono stato uno dei promotori per portarla avanti, ma adesso, come giustamente io mi occupo di tutte le associazioni di Valperga, di tutto il territorio, ho gente che si occupa in modo dignitoso praticamente di portare avanti questa associazione, che è tutto il gruppo che ha creato Valentina, quindi devo dire, devo fare dei complimenti per quello che lei sta portando avanti. Come già detto in passato, abbiamo veramente tante associazioni e la Prossa Rock è una delle associazioni che è più a cuore, quindi di conseguenza quello sì, non si può rinnegare mai il passato, quindi però bisogna essere aperti su tutti i fronti e io cerco di essere aperto su tutti i fronti. Una festa che inizia oggi, che è venerdì, proseguirà fino a lunedì. Se vogliamo dire un po' nel dettaglio anche quello che sarà il programma, ricordiamo che ci saranno anche due memorial molto importanti e molto sentiti. Infatti la cosa importante anche di questo momento che ci troviamo, che abbiamo i due memorial, quindi alla domenica, in cui abbiamo il mattino, dal mattino fino dalle 9 del mattino fino alle 16 presso il sportivo che abbiamo noi ai Laghetti, abbiamo questo torneo di calcio di rigore dedicato a Pier Domenico Tarroboiro, che è stato il mio carissimo amico che prematuramente ci ha lasciato, e quindi di conseguenza siamo felicissimi di aver accolto la richiesta da parte della famiglia di organizzare qui, perché lui tutti gli anni qua insieme a noi era qua ad aiutarci e ci aiutava in tutto lo svolgimento della manifestazione, quindi era doveroso ed era giusto che la Prossa Rocco portava avanti a quello, e come comune sono veramente contento che le associazioni, comunque in primis, ricordano anche le persone che hanno collaborato e dato una mano all'associazione. Poi abbiamo la decima camminata, passeggiata con la Breda Croce, che è una cosa carina perché il comune è in attività sportiva, quindi è bello perché è una passeggiata fatta tra la natura, e quindi promuovere anche questa cosa qua come comune è una bella cosa, ed è nel ricordo di Rosella Agostino, che tra l'altro era la moglie del vicepresidente, che c'è Agostino Vincenzo, che anche qui ringrazio la famiglia che portano avanti comunque il ricordo della moglie. Quando abbiamo creato l'associazione la moglie era con noi, quindi abbiamo un ricordo sempre vivo, ed è importante secondo me in tutte le vicissitudini del paese, diciamo borgate oppure no, è bellissimo quando le associazioni ricordano sempre comunque delle persone care che hanno fatto del bene a questo paese, perché è importante ricordarle e tenerle vive tra di noi. Graziano Cortese, vice sindaco del comune di Valperga, siamo qua a Breda Croce per la 10ª edizione della Festa di San Rocco, una collaborazione fattiva, quella del comune di Valperga, che continua come sempre con l'associazione. Certo, è un onore essere qui a inaugurare la festa della 10ª edizione della San Rocco. Il nostro obiettivo di Valperga è quello di collaborare proprio con tutte le associazioni. Difatti, come ha già detto il sindaco Walter Sandretto, sarà due mesi molto pieni, giugno e luglio, e il bello di tutto ciò è portare la gente di Valperga a queste manifestazioni, perché il paese ha bisogno di essere unito e collaborare con tutti. Sì, quindi una fattiva collaborazione con questa associazione e con tutte le altre associazioni valperghesi. Esatto, con tutte le associazioni, a partire dalla San Rocco, alla Proloco, alla Banda, poi anche a chi lavora, Protezione Civile, Croce Bianca, tutti quanti. Il nostro obiettivo è proprio l'unione del paese.
Agostino Vincenzo, vicepresidente della Pro San Rocco Braida Croce, siamo qua per la prima giornata inaugurale, proseguirà la festa fino a lunedì, un programma ricco e variegato. Sì, molto molto ricco, invitiamo tanta gente a venire a trovarci perché è una bella realtà. Quindi domani si prosegue sempre con il mangiare e la musica, mentre poi anche un appuntamento importante che è quello dei due memorial. Diciamo che sono due memorial molto importanti per noi. Aspettiamo tanta gente, calci di rigore, strabrei da croce che tanti anni che la facciamo. Venite tutti. E poi si prosegue fino a lunedì. Certo, lunedì sera abbiamo una gran serata di pesce. Quindi paella. Pesce paella per tutti quanti. Venite a trovarci e alla fine della cena noi offriamo a tutti l'amaro. Quindi un incentivo per venire a Braida. Assolutamente, venite a trovarci, non ve ne pentirete.